E ora siamo al nostro consueto appuntamento con il TG itinerante. L'inviato Rino Genovese ci porta a Oliveto Citra, la città delle tre F e di una delle più antiche culture della Campania. Vediamo. Il TG itinerante è accompagnato oggi dall'allegria delle antiche danze, dai ritmi degli organetti cilentani, dai tipici costumi olivetani, perché siamo in provincia di Salerno, nell'alta valle del Sele, ad Oliveto Citra. E con noi anche i ragazzi della Proloco che si preparano alla grande festa dell'uva. Sì, è una festa antichissima che va avanti ormai da quasi mezzo secolo, dove tutta la cittadinanza è entusiasta di questa manifestazione. Le varie contrade si cimentano per la realizzazione di carri artistici con l'utilizzo di chicchi d'uva. Lo avete capito, una terra dalle grandi tradizioni e produzioni agricole, una natura tutta da vivere. Allora iniziamo il nostro viaggio alla conoscenza di Oliveto Citra, volando dal sagrato del Santuario della Madonna della Consolazione sulla città delle tre F. La ricchezza del territorio sintetizzata nel nome, la sua storia, la sua forza, la sua economia. Oliveto Citra, il borgo che sorge dagli oliveti. Una delle più importanti città dell'olio campane, terra ricchissima di sorgenti, fertilissima. Oliveto Citra è anche definito il borgo delle tre F, i tre tesori del territorio. Frantoi, qui ce ne sono di antichissimi, farine con il recupero dei grani antichi e il fagiolo, queste sono le piantine messe a dimora e Vittoria tra le mani ha un fagiolo rarissimo, il fagiolo occhio nero. È un fagiolo dalle caratteristiche organolettiche eccezionali, da sempre cucinato nelle case dei contadini per la capacità di mantenere la cottura nelle pignate. Agricoltura d'eccellenza e pastorizia tra miti, tradizioni ed innovazione. Nell'area naturalistica di Piano Canale, i percorsi didattici lungo le vie della Dea Mefite, una delle prime dee campane. Montagne che si arricchiscono con le sorgenti della vita e i sentieri della speranza. 7 km di percorsi attrezzati con aree di ristoro, percorsi di trekking e mountain bike. Stiamo reinnestando tutte le piante per riprendere gli antichi castagneti impiantati da Napoleone Bonaparte. Natura e fede. Secondo la leggenda, questa è l'orma del diavolo che nel 400 fu fermato all'ingresso della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Al di sopra della volta della chiesa del forno quattrocentesco di comunità, uno dei più antichi della regione Campania. E il 24 maggio del 1985, nei pressi del castello, la Vergine appare a 12 fanciulli. Gli ex voto sul fico cresciuto nella roccia. Ogni primo sabato del mese è meta del grande pellegrinaggio in onore della Regina del Castello. E ad Oliveto Citra avvenne il miracolo per cui è stato santificato San Gerardo Majella. Ed ecco lo spettacolo dei prodotti di tutte le aziende olivetane. Tra l'altro, a pochi metri da qui c'è un bellissimo campo di lavanda, cosa rara in Campania. E la cultura delle tre F diventa anche cultura di piatti tradizionali antichissimi e buonissimi. Sì, infatti il connubio fra cereali e legumi è tipico delle nostre zone. Abbiamo i fasuli alla trapp'tara, le lagane con i fagioli, gli stracci con i ceci e il peperone crusco. E poi abbiamo i nostri allevamenti, i bucatini con la carne di capra al sugo e i ravioli con la ricotta di capra. E poi i dolci tradizionali, l'antica ricetta della torta di zii Mafalda, le frittelle di nonna Santina, i calzoncelli, tradizioni antichissime come antichissima è la storia di Oliveto Citra. E allora voliamo su quello che è definito il canale di Suez dell'antichità. Anello di congiunzione tra entroterra e mare, culla di una delle più antiche culture della storia, la Fossa Culture Oliveto Cairano, la cultura delle tombe a fossa, tipica dell'età del ferro.
Guardate, sembra un immenso corridoio che taglia l'Italia meridionale. A sinistra la valle del Sele e dunque il Mar Tirreno, dal lato opposto la valle dell'Ofanto. Ci avviciniamo al Mar Adriatico. Una posizione baricentrica tra i due mari che favorì l'insediamento umano già nella preistoria. Nel Museo dell'Alta Valle del Sele la testimonianza di questa cultura avanzatissima, con corredi tombali, monili, la cultura oliveto-cairano, mostra le affinità tra la cultura del Tirreno e dell'Adriatico, segno evidente di traffici e scambi commerciali. Bellissimo il costume ornamentale della donna dell'oliveto del V secolo a.C. Furono i Normanni a chiamare il borgo Oliveto. Dal castello guerritore, costruito su uno sperone roccioso, potevano controllare tutta la valle del Sele. E gli Angioini a trasformarlo in una postazione strategica del Principato Citra. Oliveto Citra, il borgo capace sempre di rigenerarsi, il borgo dei fermenti e del rinnovamento. E fermenti e rinnovamento è anche uno dei primi progetti italiani di resilienza per combattere lo spopolamento. Sì, è uno dei primi progetti che abbiamo vinto col PNRR, punta al miglioramento dell'offerta turistica, dell'offerta culturale, alla nuova residenzialità per giovani coppie e per anziani, miglioramento dei servizi e della sanità di prossimità e soprattutto punta ad essere inclusivo, ecosostenibile, attivando la partecipazione di tutti. E allora vi salutiamo con l'entusiasmo e il calore della comunità olivetana e invitiamo tutti a visitare Oliveto Citra, il borgo delle 3 F.